eccoci ora sicuramente nello stand più luminoso di tutta la fiera. Andrea Schiavi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo da Giocoplast. Esatto. Giocoplast già la dice tutta, secondo me. Giocoplast Natale. Giocoplast Natale. E quindi luci. Luci principalmente, ma non solo, tutto quello che è il Natale a 360 gradi, che sta prendendo anche invece una piega, sempre parlando di luci, nel settore dell'illuminazione decorativa, anche estiva, quindi per le festività, per le sagre, per le feste e per gli eventi in genere, quindi per illuminare non solo le città a Natale ma anche d'estate o per qualsiasi ricorrenza. Un po' come in America da anni, che è tutto illuminato sempre. Assolutamente, anche lì è sempre tutto illuminato e la luce attira, la luce è vita, c'è poco da inventarsi. Abbiamo illuminato dei locali estivi sulla quali la gente dopo parlava sui social, diceva: avete visto che dopo la pandemia hanno riaperto i locali estivi della città? E in realtà non avevano mai chiuso, li hanno solo illuminati, quindi questo fa capire che cosa può fare una luce per ravvivare e che cosa può donare ad una città o ad un posto. Certo. Vivere. Nella mia città ho visto dei tronchi d'albero illuminati. Assolutamente, sì, il legno poi è molto, molto di moda adesso come illuminazione, anche come componente, anche questo stand si rifà molto al legno, infatti è una componente che viene utilizzata anche nell'arredamento, nella decorazione di interni. E anche nella nostra showroom in azienda è molto preponderante proprio come calore, come ambientazione. Luce e vita, d'altronde. Luce e vita assolutamente, e quindi ravviva. Adesso poi con il LED è molto più diffusa e anche nel settore estivo sta diventando sempre più una componente come quella natalizia, nel senso adesso c'è un mercato di riempimento, dopodiché ci verrà quello di sostituzione. Le luci sono utilizzate tantissimo anche per gli eventi, per i matrimoni, e anche in quel caso richiama lo spirito di emulazione, perché più gente vede ambientazioni di quel genere più le vuole riprodurre e riproporre. Non è che poi dovrete cambiare il nome della vostra azienda, perché Natale potrebbe essere un indirizzamento negativo. Beh, diciamo che comunque rimane sempre il nostro core business da 42 anni e questa è una novità ed è un'implementazione che stiamo facendo passo dopo passo e anno dopo anno, però sempre con la nostra caratteristica, che è quella dell'ambientazione, dell'eleganza, della decorazione. Da quando c'è il LED poi immagino che siate impazziti con le varianti innumerevoli. Assolutamente, sì, anche se la tonalità principale rimane, la parola d'ordine rimane soft, sobrietà, eleganza, quindi comunque tutte le tonalità calde per lo più, caldo naturali. Allora, mi sembra di essere un pastore nel presepio, ma in realtà dobbiamo far vedere questa che è una novità, vero? Raccontacelo un po', ti do il microfono. Sì, è una novità, la linea chiamata Infinity, che stiamo implementando da un paio d'anni, dove appunto c'è una profondità della luce che porta all'infinito, nonostante l'articolo, questa figura luminosa sia spessa poco più di un centimetro. La luce sembra non finire mai. E questo in che contesto può essere utilizzato? Questo può essere utilizzato in differenti contesti, dall'abitazione oppure alla vetrinistica, soprattutto settore vetrinistica, anche perché ci sono tantissime differenti sagome, differenti figure a luce calda o anche di vari colori. Assolutamente sì. Visto da lontano che effetto fa? Visto da lontano sembra, è un gioco di specchi, sembra proprio una luce che corre all'infinito, che non si fermi mai. Allora, invece questo come si chiama tecnicamente? Questo tecnicamente si chiama Sakura, che è il ciliegio giapponese a LED. È quello che si vede nelle splendide immagini della fioritura in Giappone, di cui sono pieni paesi, ed è di un'eleganza esagerata, un colore anche questo tenue, soft, ideale per le ambientazioni, per i punti vendita, negozi, per tutta la primavera o locali. Fa veramente tagli della torta nei matrimoni, chi più ne ha più ne metta, ha veramente un sacco di... Cioè, in questo albero quante lampadine ci sono? Qua ci sono più di 1500 LED. Sono gruppi di?
Sono su ogni ramo, sono intrecciate in ogni ramo e sono già, l'albero è già composto, e va solo montato, e aperto, illuminato ed è di un'eleganza pazzesca. Ed è sempre in fiore. Ed è sempre in fiore. E poi qua abbiamo le luminarie più classiche, diciamo. Le luminarie più classiche, il nostro core business, quello che è le luminarie professionali per illuminare le città a Natale, quindi tutte le stringhe ad alta luminosità e ad alta resistenza, e le figure luminose, queste sono utilizzate per fare chilometri e chilometri di viali, di cieli stellati, di piazze, di alberi giganti nelle città, quindi chi più ne ha più ne metta, quindi tutte le stringhe, tutte le tende luminose che sono prolungabili con una semplicità disarmante, ma con un'altrettanto spettacolare resa, perché sono veramente di una luminosità, di una qualità altissima, sulla quale ci stiamo particolarmente concentrando da diversi anni. Vabbè, senti, mi hai incuriosito, adesso dimmi, per concludere la nostra chiacchierata, qual è il futuro, cioè, siccome ne inventano sempre una, no? Ecco, qual è il futuro di... cosa vedremo nelle prossime stagioni? Beh, sicuramente... Tanta luce, diciamo che il Natale comunque è innovazione ma anche classicità, perché è tradizione e quindi si cerca sempre di più innanzitutto di diffonderla la luce. Noi vediamo che ci sono sì tanti colori, ma le tonalità classiche sono quelle predominanti, preponderanti, soprattutto l'eleganza. Noi stiamo riscontrando questo, l'eleganza è sempre la cosa principale, e l'eleganza e la, diciamo, l'atmosfera, ecco, creare un'atmosfera. Senti,